La battaglia per donare in generale è una battaglia antica, difficile, nel senso che io l'ho vissuta in prima persona per la donazione delle corne. Far capire alle persone che donare un valore importante e dà senso alla propria vita è una battaglia culturale. Una campagna di informazione e sensibilizzazione per diventare donatore di midollo osseo è stata presentata questa mattina in comune con gli assessori alle politiche giovanili e alla salute Alessandra Clemente e Francesca Menna. L'iniziativa è rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni ed è servita ad approfondire i temi della donazione anche con il professor Antonio Leonardi, ordinario di patologia generale alla facoltà Federico II. Della donazione deve essere consapevole. Questo è il termine chiave, perché è una procedura medica, è un atto di partecipazione alla socialità, è un atto di solidarietà, è estremamente importante l'informazione e quindi la consapevolezza di quello che si sta facendo. E questo vale per qualunque forma di donazione, dalla donazione di sangue alla potenziale donazione di cellule staminali per il trapianto di midollo osseo. La fascia di età dai 18 ai 35 anni, che è una fascia di età particolare, perché sono giovani che molto spesso non hanno attenzione al proprio corpo. Quindi questa iniziativa consente, se da una parte, di dare solidarietà e quindi di aiutare un'altra persona, nello stesso tempo di capire quanto il proprio corpo è prezioso e quindi di averne cura. Ragazze e ragazzi, se avete dai 18 ai 35 anni potete diventare donatori. Essere donatori vuol dire esercitare il ruolo più nobile che noi possiamo avere nella nostra esistenza, ovvero essere vita per altre vite. Ed oggi vogliamo raccontare come farlo, vogliamo dire quali sono i luoghi dove recarsi per poterlo fare insieme al Sistema Sanitario Nazionale, nel centro trasfusionale della nostra città, una grande iniziativa che nasce sicuramente da pagine di attualità, tante famiglie del nostro territorio alle prese con storie difficili in salita, e allora donare per far sì che in questa salita si possa trovare quella vita che dà vita ad altre vite.